ci sono state due conferme nel frattempo e c'è stato un mining fee di ben 1652 satoshi. Ok? Questo è automatico, nel senso che questa applicazione decide lei, mi fa scegliere un mining fee minimo, medio, basso. Io ho messo alto, quindi non ci possiamo nemmeno tanto lamentare considerando il periodo storico. Invece vediamo quello fatto con Lightning, che è ben... Io ho pagato un celestino, ho pagato al celestino un centesimo, 154 dollari, mining fee, routing fee, in questo caso, perché stiamo parlando appunto di una off-chain, zero. Questa non mi ha causato nessun costo. Ovviamente io in qualsiasi momento posso prendere questi bitcoin da... Io in questo momento ho questa situazione su questa applicazione. Ho 230 dollari in totale, questi li posso anche vedere in euro. Ho 230 dollari in totale, di cui 28 on-chain e 200, scusate, sì, 28 on-chain e 200 off-chain. Cioè 28,55 dollari sono nella mia, nel mio wallet Bitcoin e 202 dollari sono impegnati in un certo numero di canali. I canali in cui sono impegnati sono questi qui. 159 dollari su questo canale, 31 dollari su quest'altro canale e 11 dollari su quest'altro. Alcuni di questi, uno di questi canali, credo che posso vedere quale, però dovremmo vedere l'indirizzo qual è, eccetera, è verso il nostro nodo, cioè verso l'associazione blockchain abbiamo il nostro nodo Lightning e quindi le transazioni a regime, l'idea nostra sarà quella di avere i commercianti che faranno parte del circuito con il loro canale e chi utilizzerà la nostra app con un canale forzato verso di noi. Quindi i casini che accennava prima Celestino, il route non funziona perché non vedo il routing attraverso i canali, non riesce ad arrivare al wallet di destinazione. Questa cosa pensiamo di risolverla così. Non voglio complicare troppo le cose, sappiate solamente che questo è così che funziona. Ci sono dei canali in cui tu ci devi mettere la tua, diciamo, parte di qui parla di dollari, ovviamente, per semplificare il discorso, ma come potete vedere sono tutti BTC, eh. Quindi li buttiamo dentro i canali. In qualsiasi momento io posso dire: mo tengo impegnati questi bitcoin in questo canale. Sto, diciamo, come dire, transando questi bitcoin verso n commercianti, n, diciamo, altri wallet. Mo li rivoglio nella mia blockchain. Chiudo il canale, ci mette un po' di tempo, ma chiudo il canale e questo, quei bitcoin rientrano sul mio wallet bitcoin Sono connesso. andato dal notaio a dire da questo Esattamente. momento in poi. In automatico la chiusura del canale, in automatico ritorna In automatico, sul wallet di riferimento. Controlla Cioè, l'ultimo stato della transazione. che poi, diciamo, scusate, vabbè, insomma, è il mio wallet di riferimento, ma dovrei trovare l'indirizzo, ma sono questi bitcoin qui. Sì, anche sotto me, giustamente. Qui. Tornano qui, in questo indirizzo. Ok? Che è il mio, diciamo, ovviamente. E questo è come funziona sia il pagamento on-chain che il pagamento off-chain, sia Lightning Network che Bitcoin. Domande, osservazioni su questa parte? Vogliamo dare un'occhiata alla dashboard più dettagliatamente?